culture moda. Oggi al centro della nostra scena vogliamo mettere il più sacrificato dei cinque sensi, forse quello di cui si parla di meno, l'olfatto. A Milano è appena andata in scena una rassegna assai particolare dedicata al mondo dei profumi. È la quinta edizione di Exsensa, appuntamento internazionale con la profumeria artistica. Durante la puntata di oggi vi faremo vedere cose particolari, stuzzicheremo il vostro naso e vi faremo vedere in quanti modi diversi i profumi possono entrare a far parte del lato migliore della vostra vita. Siamo all'interno del Palazzo della Permanente a Milano, pronti a carpire i segreti delle essenze e dei profumi. Seguitemi. In compagnia di Silvio Levi, che è il presidente del comitato di Exsensa, che espone all'interno di questa manifestazione. Arrivano delle richieste, vengono analizzate da persone che operano in questo settore, che valutano sia l'aspetto artistico che distributivo e in funzione di questo vengono approvati. Qui espongono i proprietari dei marchi e Worldwide Export Manager. Qui si fa il coordinamento di quello che è lo sviluppo di questo settore che si chiama profumeria artistica. E quindi qui è un po' un melting pot, come si dice, cioè un crogiuolo dove nascono le tendenze future di questo settore destinate a una distribuzione che in tutto il mondo è di nicchia. Quando parliamo di nicchia intendiamo dire che il nostro obiettivo è andare a servire al massimo il 5% dei punti vendita in ogni nazione e abbiamo come obiettivo di fatturato l'1,5% del fatturato beauty di una nazione. Oggi l'Italia vale 150 milioni di euro su 9 miliardi di fatturato del beauty. Il beauty in Europa vale 70 miliardi di euro, quindi l'1,5% è un numero non indifferente. Che cos'è la profumeria artistica? Si parla di profumeria d'arte perché la profumeria, come altre arti, cioè la musica e la pittura, sono espressioni della creatività umana e un profumo normalmente andrebbe inteso come un racconto olfattivo, cioè io sento un profumo e dovrebbe ispirarmi una storia, ispirarmi delle emozioni. Non è che noi siamo i depositari dell'arte in assoluto, nel senso che anche grandi marchi della distribuzione possono aver fatto dei capolavori. La differenza sta poi nel modo in cui si distribuisce, perché è chiaro che qui sono profumi che nascono da storie in cui chi li indosserà avrà il piacere di avere una fragranza che nessuno intorno a lui avrà. Alle nostre spalle c'è un preziosissimo profumo, il numero uno di Clive Christian. Guardi, in questo momento qui in esposizione esiste un profumo che è appunto il number one di Clive Christian, che arriva ad essere offerto al pubblico per 30 ml a 3.900 euro. Clive Christian nasce da una storia secolare di un marchio che si chiamava prima Crown Perfumery, si chiama Crown perché aveva il diritto di portare l'emblema della regina Vittoria sul tappo. Clive Christian acquistò questo marchio e ebbe l'idea quasi 12 anni fa di ripristinare tutto il prestigio della profumeria inglese e quindi commissionò delle fragranze che dovevano essere l'espressione del massimo della storia, della creatività e della bellezza della profumeria inglese. E in questo non diede nessun limite al costo delle materie prime e quindi questi sono profumi che utilizzano delle materie prime estremamente rare, molto costose, di difficile reperimento. Di pezzi artistici all'interno di questa sezione ce ne sono tanti, ma anche sculture vere e proprie che contengono profumi, per cui rischiamo di avere prezzi che superano anche questa cifra. La cosa però importante nel rispetto del consumatore, c'è sempre la possibilità di acquistare questi profumi senza doversi indebitare. È importantissimo che tutti insomma se lo possono permettere.
ora torniamo ad immergerci nel mondo dei profumi. Sono insieme a Maria Grazia Fornasier, che è un'esperta di profumi e fragranze, anche membro della giuria dei nasi del contest ufficiale dei 5 anni di Xsense. Cosa significa essere un naso? È il nome un po' familiare che si dà ad un creatore di profumi, no? Perché ovviamente l'organo che usa di più è il naso. Essere un naso vuol dire avere fatto anni di esperienza e anche anni di studi per riuscire ad assemblare un numero piuttosto elevato di materie prime in modo gradevole e attraente. April in Paris, chestnuts in blossom. Queste sono le 5 fragranze che voi avete scelto, ma con quale criterio? È un concorso che è stato proposto a dei giovani creatori, perché poi l'idea è che questi creatori avessero meno di 31 anni, sono arrivate diverse proposte, io ero tra i giurati che dovevano un po' valutare queste proposte sotto vari profili, quindi sotto il profilo dell'originalità, sotto il profilo della gradevolezza, sotto anche un profilo tecnico, l'assemblaggio delle materie prime, l'armonia di questo assemblaggio, che può essere la sua intensità, che può essere la scia che lascia, e finalmente anche sul criterio della portabilità. Esistono delle scuole per insomma diventare degli esperti in questo campo? Assolutamente. Attualmente le scuole per diventare creatori di profumo sono soprattutto all'estero. All'Italia si stanno muovendo delle iniziative, ma non siamo ancora totalmente pronti. E all'estero, diciamo, queste scuole specializzate sono delle scuole di livello universitario, quindi uno deve già avere una laurea in biologia o in chimica per poi invece fare un percorso di specializzazione. Ma un profumo segue una moda? Certo, magari non come era in passato, dove c'erano veramente dei diktat molto precisi. Però ci sono delle tendenze che seguono un po' quelle che sono anche le tendenze sociali, nel senso che in questo momento siamo in una fase di ecoconsapevolezza, di rispetto dell'ambiente, e ci si rende conto che le fragranze e le materie prime che vengono utilizzate seguono un po' questo filo conduttore. I would die in ecstasy. Ancora un'ultima incursione tra fragranze, essenze e boccette di profumi esclusivi. Eccomi insieme a Luca Maffei, che è uno dei ragazzi giovanissimi che sono arrivati appunto in finale. Come sei arrivato al mondo dei profumi? Ho iniziato a frequentare un laboratorio dove si creavano profumi, affiancando un profumiere e aiutandolo nelle sue creazioni, e da lì ho scoperto una passione per le materie prime e per l'alchimia che c'è tra di loro. Ma tu a cosa ti ispiri, no, quando devi creare un profumo? Sicuramente si parte da un'idea che si ha in testa e si cerca di riuscire a trasmetterla, a comunicarla non visivamente, ma attraverso un odore che può suscitare un'emozione, un ricordo o comunque delle sensazioni. I can steal back mine. I can steal back mine. Che cos'è la piramide olfattiva? Diciamo la struttura del profumo, perché è divisa in testa, cuore e fondo, che sono i tre momenti in cui il profumo si evolve. La nota di testa, che è la prima, la più impattante, è quella che senti subito. E appena spruzzi. Appena spruzzi la senti e per un quarto magia d'ora sei travolto dalla nota di testa. Il cuore è l'anima centrale della fragranza, intorno alla quale poi si articolano tutte gli accordi, e infine c'è il fondo, che è quello che la sostiene e che gli dà la persistenza e la durata nel tempo.
insieme con Maurizio Celizza di Milano Atelier La Fragranze. Quali sono le tendenze del momento nel campo appunto olfattivo, quindi dei profumi? C'erano state delle tendenze che si riferivano al mondo gustativo, però inteso come mondo gustativo il dolce. Quello che stiamo facendo noi creatori di fragranze è quello di inserire anche nelle nostre creazioni qualcosa che appartenga al mondo gustativo salato, per cui delle idee che vanno dal tartufo, l'oliva, i capperi che hanno un odore meraviglioso, tutto quello che riguarda il mondo salato. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love and wolves. Si può creare un profumo ad hoc per me in questo caso? La prima domanda è che cosa ti piace, se ti piacciono i fiori, i frutti, i legni. Allora, a me piace molto, mi piacciono molto i profumi dolci e talcati. Bene, allora incominciamo. Quindi sicuramente, se mi hai detto i dolci, non può mancare la vanillina. La quantità giusta sarebbe? Non si può svelare, no? Non si può svelare. Top secret. Non lo diciamo. Una formula è una ricetta segreta. Certo. Sicuramente metteremo una nota muschiata. Sì. Che è quella che poi dà la diffusione e la persistenza nel tempo al profumo, e sicuramente non può mancare del patchouli. E infine una delle materie prime nobili dei profumi, che è l'assoluta di rosa naturale. Pensa che per ottenere un chilo di essenza di rosa ci vogliono circa 70 tonnellate di petali. Andiamo ad aggiungere l'alcol alla nostra essenza, perché poi l'alcol è il veicolo con il quale il profumo si diffonde nell'ambiente e viene indossato, e alla fine il profumo, otteniamo il mio profumo. Il tuo profumo.